Buongiorno ragazzi, sono tornata al Caffè Cavaliere col mio amico Gianluca che oggi mi farà assaggiare gli scaccioni. Sono delle pizze ripiene. Non parla perché è molto timido, vero? Timidissimo, sì. Va bene, andiamoci a sedere che fra poco si pappa. Allora, Chiara, eccoci. Questo è lo scaccioni, che è un pezzo tipico di tavola calda siciliana, soprattutto dalle nostre parti. Noi lo facciamo con i broccoli, o con le patate, o con i giri, che è una bieta. Buon appetito! Ho iniziato con quella con le patate. Le patate sono cremosissime, la salsiccia è molto tenera, non è molto piccante. È un impasto molto fragrante e anche soffice. Che stanno pagando proprio? È il maestro Gianluca. Questa sua mamma l'ha fatta. E l'ha fatta, bravo. L'ha fatta la signora Maria, che è la mamma di Gianluca. Un applauso alla signora Maria. Adesso provo quella con broccoli e salsiccia. Anche in questo caso i broccoli molto cremosi. In Sicilia è molto utilizzata l'accoppiata broccoli e salsiccia. Si sposa perfettamente. Ha messo anche il pomodoro secco un pochettino. Infatti si sente. Continuiamo con quella alle biete. Particolarità che non sono amarostici, solitamente le pietre hanno un sapore amarostico. Ma come si può togliere l'amaro? Cioè, senza una bella pupilla. Anche in questo caso il ripieno è abbondantissimo. Allora, facendo una classifica, al primo posto metto quella con le pietre, secondo posto quella con i broccoli, terzo posto quella con le patate. Tornando al famoso scaccione con i broccoli, mi sono resa conto che non vi ho fatto vedere bene il ripieno. Li vediamo adesso. Tu l'hai provata? Tutti, sono il brand più forte qua, diciamo. Fatto bene. Tu fai altri gusti oltre questi tre? Sì, facciamo qualcosa più particolare, che è il macinato di livello, un altro col tacchino. Facciamo un po' di spazio. Ragazzi, ridendo e scherzando, siamo a due terzi della sfida. 2 kg e 2. Siamo arrivati all'ultima, quella con le pietre. Concludiamo in dolcezza. Sto volando. Bella mangiata. Allora, Chiara, facciamo fare un dolcino, che dici? Sì, dai, terminiamo bene il pasto. Va bene. Allora, Chiara, questo è il nostro dolcino, come ho promesso. No, questo non è un dolcino. Questo è il nostro nuovo smash burger, letteralmente schiacciato sulla piastra. Okay. Cheddar doppio bacon, cheese pomeranese e cetriolo sotto aceto. In questa occasione particolare l'abbiamo fatto con il pane aromatizzato al pistacchio. Pesa più di me questo pane. Bacon croccantissimo. E carne tenera, quasi al sangue. Non assaggerò solo il pane per vedere se sente veramente il pistacchio. C'è un odore di pistacchio, ovviamente non è elevatissimo, però si sente il sapore del pistacchio. Questo pane al pistacchio lo puoi utilizzare anche con gli altri panini. Sì, in particolare poi ce ne sarà uno che uscirà a breve. E con un dolcetto un po' alternativo concludiamo questa sfida. Ci vediamo al prossimo video.